Ciao a tutti, come state? Io spero tutto bene. Io bene, a parte questo tempo un po' così. Però diciamo che oggi voglio parlarvi dei miei profumi estivi, quelli che utilizzerò quest'estate, se in teoria arriva l'estate, perché qua ho i miei dubbi, perché qua da noi a Brescia anche oggi è una giornata bruttissima, cioè proprio cupa, piove, continua a piovere, temporale, temporale, e così sarà anche domani. Siamo riusciti ad andare via sabato e domenica perché appunto era il mio compleanno e siamo riusciti ad andare a Jesolo e a prendere sabato bel tempo al mare e basta, perché anche domenica vento nuvoloso, quindi ecco, lasciamo stare. Io comunque ve li faccio vedere, sperando di riuscire ad utilizzarli perché, sinceramente, con questo tempo non mi va neanche troppo di utilizzare profumi così estivi di crema solare. A parte che però, giusto per avere un attimo di sentore, come si dice, di mare, di spiaggia, di crema solare, potrebbero andare bene. Allora, sono un bel po', sono un bel po', alcuni fanno parte ancora dell'anno precedente, che ovviamente non ho terminato, e quindi cominciamo subito. Allora, io comincerei, li ho un po' qua in cima, un po' qua, diciamo che comincerei da un profumino che non penso facciano più, già cominciamo bene, ed è un profumino di Yves Rocher ed è questo al cocco, alla noce di cocco. Questo è un profumo che sa di cocco, noce di cocco, guardate anche il liquido all'interno, sembra proprio il cocco, la noce di cocco, quando la rompete esce questo liquido e questo proprio assomiglia tantissimo. Questo qua è un cocco, diciamo che sono riuscita a trovarlo su Vinted ancora l'anno scorso, due confezioni. E una l'ho terminata l'anno scorso e una volevo utilizzarla quest'estate. Speriamo. Però questa è un'acqua, secondo me, più che un profumo. Sa molto di, mi sa proprio di acqua, non so perché. Una noce di cocco molto acquosa. Diciamo che lo pensavo diverso. Scusate perché. Però ottimo per l'estate sicuramente. Passiamo a due profumini di non so se ne avete sentito parlare, Erbario Toscano. Io ho Salis, sono due formati da borsetta, dovrebbero essere da 10 o 8, e questo cioè, praticamente è il dupe di Rem di Reminiscence, è completamente identico. Quindi sa di mare, ha questo odore di salsedine, di alghe, di mare. Fresco, molto marino, ecco, molto marino. Io ne ho due, queste confezioni piccoline. Diciamo che una volta amavo questi profumi marini. Ora non li amo più. Tant'è che ho venduto i Rem, un bel po' di Rem li ho venduti su Vinted. Me ne rimangono due, che uno quello al cocco e l'altro è quello a l'acqua di Rem che sono rimasti, ma gli altri li ho venduti. Quindi questo è praticamente il dupe, l'equivalente, insomma, chiamatelo come lo volete, ma comunque è uguale, identico a Rem. Poi non so più da dove andare. Profumino di Victoria's Secret, mi pare. Si chiama Pink. Pink. C'erano due versioni, quello rosa e quello azzurro. Quello azzurro era più pulito. Questo è più estivo, estivo. Sa proprio di quei profumi un po' fruttatini, tipo cocktail, ananas, cocco. Com'è che si chiama quel cocktail pina colada? No, che ha quei sentori, quei gusti fruttati molto. Pina colada forse. Comunque, ecco,
Questo è molto buono, anzi me lo spruzzo. Molto buono, molto fresco, energizzante, davvero molto buono. Il problema è che questo profumo non so se lo trovate ancora sul sito di Victoria's Secret o se sia una limited edition. È un 50 ml, si chiama Pink. Sì, si chiama Pink, è un Eau de Parfum, però è anche carino, anche il Pecca rosa con le sfumature che va sul trasparente, è davvero molto 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 carino. Passiamo agli altri che ho qua in cima. Passiamo al profumo per eccellenza, al cocco, ed è il cocco di l'Erbolario. Sentiamolo. Cocco, qua dice acqua di cocco, ylang ylang, vanilla, vaniglia, legno di cedro e muschi bianchi. Carino, carino. Diciamo che non è il mio cocco, comunque non è il profumo al cocco che io preferisco assolutamente. È carino, molto coccoso, sa, di cocco, ylang ylang. Sì, qualcosa di vaniglia, però niente di che. Io ho preso anche quello più piccolo, no, ovviamente, figurate, 50 ml. Però anche questo sicuramente lo utilizzerò quest'estate. Ma passiamo al mio preferito dell'estate di Erbolario, che è appunto il Tiare. Di questo ho fatto una scorta, di questo vi ho già parlato. Ne ho preso un altro perché ho paura che me lo tolgano dal mercato, perché sapete che Erbolario ogni tanto fa queste sue colpi di testa e decide di togliere i profumi così. Magari poi dopo un po' di anni li rimette, però insomma. Questo secondo me è il Chiaré per eccellenza, cioè io adoro questo Chiaré, cioè lo sento cremoso, muschiato, pulito, delicato, ma veramente poi una persistenza veramente buona, si sente parecchio, una persistenza appunto buona, e veramente quando io lo indosso questo profumo mi fanno tutti i complimenti. È un profumo veramente davvero molto molto carino, cioè come per l'estate per me questo è proprio il top. Poi passiamo a questo profumo che io devo finire quest'estate assolutamente, ed è appunto lo J'adore, ma nella versione, come si chiamava? Le Cologne Floreal. Questo è un profumo che al primo spruzzo è fresco, con limone, bergamotto, poi diventa questo fiorito che poi riporta tanto al Dior classico. E veramente molto 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 bello, e questo appunto devo assolutamente terminarlo. Buono, sì, anche questo, ma sì, spruzziamoci tutto giusto per restare in tema, cioè proprio per creare un po' l'atmosfera estiva. Buono, davvero, questo non penso lo facciano più, penso sia fuori produzione, e quindi non vi so dire se lo trovate su internet, online. Però provate a darci un occhio. Questo qua appunto è J'adore, J'adore, mamma mia, J'adore le, scusatemi, perché qua, Le Cologne Floreal. Buonissimo anche lui. Poi, due profumi che tutti conosceranno, tutti, forse uno più dell'altro. Però sono due profumi che io per l'estate ho tirato fuori perché voglio utilizzarlo. Tra l'altro sabato ho un matrimonio e penso di utilizzare uno di loro due. Allora, il primo è Light Blue, classico, cioè non sto neanche a parlarvene. Però solo una cosa vi dico, che su di me questo Light Blue dura pochino. Cioè lo spruzzo, almeno sulla pelle, lo spruzzo e dopo un po' non lo sento più, dopo neanche mezz'ora. Devo provarlo sui vestiti e speriamo che duri, perché ci sono rimasta veramente male quando l'ho acquistato, ma comunque questo lo conoscono tutti. E
Poi invece l'altro che utilizzerò forse al matrimonio perché se la batte col Delina, però lui, Dolce Gabbana Light Blue Sun. Questo dura leggermente di più, ha gli stessi sentori, ma con una nota solare in più. Buono, buono, veramente buono. Notate anche semplicemente il colore dei due, dal trasparente al giallino, non è che sia scaduto, né? È proprio così, però veramente buono. Io tra i due preferisco sicuramente il light blue sun perché è più estivo. Cioè, allora, non è che quello lì non sia estivo, anzi, è proprio tanto estivo. Io sinceramente, quando io mi spruzzo questi due profumi, mi catapulto praticamente al sud, nella costiera amalfitana, con questi sentori molto estivi, limone, bergamotto, mela, cioè, buono, buonissima. Poi, di cosa vogliamo parlare? Passiamo adesso a sotto, così. Parliamo di un profumo molto così sbarazzino ed è appunto il Elisabeth Arden, il Green Tea Lychee Lime. Questo è un profumo molto leggero per tutti i giorni, senza nessuna pretesa, senza nessun si utilizza durante il giorno, sa di lici, ha questo richiamo molto al green tea classico di Elizabeth Arden, ma con questa nota di lici. Adesso sì, si sente tanto, è anche un po' amarognolo come profumo, però davvero è un po' amarognolo, però devo dirvi la verità, lo ricordavo molto più. Scusate se guardo sempre in giù, ma perché sto guardando mio figlio, non sto controllando mio figlio, no, nel senso sul telefono controllo mio figlio e buono, niente di che, cioè ecco di tutti io ho anche quello alla mimosa e quello all'ultimo cocco, però diciamo che non sono i miei profumi, nel senso che li utilizzo per tutti i giorni, ma non mi fanno un granché impazzire. Ah, non mi piace. No, adesso risentirlo, devo dirvi la verità, non mi fa impazzire. Ha questa nota di lici, ma questa nota anche verde. Boh, non lo so. Comunque il lici, green tea, lici lime, è forse questa nota di lime, un po' acerbo, un po' giallo, un po', scusate, verde con limone un po' acerbo, un po' acido, un po'. Vabbè, niente, passiamo a questo che conoscerete anche tutti. Si è staccato il fiocchettino un attimo. Ed è il dolce di Dolce Gabbana Garden. Anche questo classico, sentore di estate, di un po' di. Adesso c'è sopra l'altro, io ho spruzzato sopra questo. Io lo sento sì estivo, ma con qualche nota un po' più dolciosa, un po' più mandorlata, non so perché. Buono, perché è molto buono, poi il pack è stupendo con questa rosa, questo fiocchettino bellissimo. Davvero una chicca da avere. Sì. Carino, potrei utilizzarlo, però ne ho talmente tanti che più si protende, più si allontana l'estate e più comunque faccio fatica ad utilizzarli tutti, quindi capirete bene che cercherò di terminare quelli già cominciati e lascerò indietro gli altri perché giustamente. Quello invece che mi fa letteralmente impazzire, che devo terminare, è Acqua di Gioia. Di Giorgio Armani, il Sun. Ecco, questo è buonissimo. Questo secondo me ha questi sentori sempre perché io l'estate non posso non avere un sentore di crema solare, di estate, di note solari, di cocco,
tutto questo, ha quei sentori, ma secondo me ha un qualcosa anche di talcato alla fine. Rimane questo odore, questo sentore molto talcato, davvero molto 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 buono. Tra i due preferisco sicuramente lui rispetto al Dolce Garden di Dolce Gabbana. Io questo lo amo, ce lo amo tantissimo, ce lo trovo, mamma mia, buonissimo, buonissimo, proprio buono, buono, buono. Poi sto un attimino cercando di capire di cosa posso parlarvi. Allora, vi parlo, sì, di un Chiarè che però dovrebbe esserci ancora, di Amira Parfum. Questo è un campioncino e questo è un Chiarè anche lui molto gourmand, un Chiarè con delle note anche lui gourmand. Sì, che all'inizio magari spruzzato si sente semplicemente il Chiarè col cocco, con tutte quelle profumazioni, ma poi diventa comunque un profumo molto zuccherino, un Chiarè molto caldo, avvolgente, davvero molto molto buono. Io ve ne avevo già parlato, andate a dare un'occhiata sul sito di Amira perché ha davvero tantissimi profumi. E questo dovrebbe essere, se non erro, che si ispirano secondo me a altri profumi, sempre l'Intense Chiarè di Montale. Poi passiamo velocemente a un profumo buonissimo, strepitoso, che è il Giulietta Sagan, il Vanilla Vibes. Allora, questo è proprio la sabbia baciata dal sole. Cioè, immaginatevi sdraiati a prendere appunto il sole in spiaggia con la vostra crema solare. La sabbia, il sentore della sabbia calda, del mare, cioè è spettacolare, della vaniglia. Questa è, come si chiama? Una vaniglia, mamma, scusatemi, ma nonostante sia andata al mare solo sabato, mi sono scottata. Allora, questa è una vaniglia, cioè non è una vaniglia, scusatemi. È una, sì, una vaniglia solare, solare, prettamente solare. Buona, buona. Io di questa mi faccio sempre la mia fialettina, il mio portaprofumo da portarmi appunto in giro quando vado al mare. E mi piace un sacco. Poi passiamo a Chanel numero 5. Io utilizzo lo, quindi l'acqua, questo è molto limonoso rispetto al classico, sempre il Deidato, ma all'inizio quando voi lo spruzzate sentite questo sentore di fresco, di limone, di bergamotto, ed è veramente molto buono, molto leggero, non dà fastidio assolutamente, ha una buona persistenza, come ovviamente tutti gli Chanel, ma io di tutti amo lui, cioè a me piace un sacco, cioè veramente, se volete profumare, buono, buono, però uno che si avvicina può dire, cioè può dire, non può avvicinare, cioè non può capire che è uno Chanel, perché appunto è completamente diverso dallo Chanel classico. Chanel parte già con le aldeidi in testa, mentre questo no, cioè parte con note molto fruttate. Poi parliamo di due profumini. Allora, sono due profumini di, come cavolo si chiama questo brand? Ecco. Arrivo, eh. Non mi ricordo mai come si chiama. Ava e Mei, quel sito che fa anche le candele, ok?
Io ho preso il profumo che si ispira alla loro candela, la Bora Bay, quindi un profumo molto delicato, delicato, ma che sa comunque anche lui molto di estate, sempre con i sentori, ma anche un po' pulito, delicato, senza essere troppo invadente. Vediamo se riesco a spruzzarmelo. Sì, sa di anche qualcosa di tostato. Per me c'è il caramello tostato all'interno di questo profumo, qualcosa di tostato, veramente molto 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 buono. Assomiglia un po' al Cario, quello di Sol de Janeiro, il numero 62, gli assomiglia davvero davvero un sacco. Non ha quella grande persistenza come quello, però gli assomiglia davvero tanto ed è uno dei parfum, il Bora Bay di Ame Mei. Poi un altro, sempre preso su quel sito, però si chiama Faint e si chiama Beach Bliss. Questo è un altro profumo che sa di estate. Cocco, cocco, ti aremo, no, è tutto quello che volete. Sarò ripetitiva. Praticamente facevo prima a farvi vedere tutti i profumi in mano e dirvi: questi sanno di Cocco, Chiaré, Monoi, estate, crema solare e stop. Perché effettivamente io purtroppo ho questa fissa dell'estate che deve essere così. E questo è un altro che sa praticamente il Beach Bliss. Si chiama di Faint, però anche lui è veramente molto buono. Io passerei all'ultimo, così almeno. Allora, l'ultimo che vi mostro, anzi, ve ne mostro altri due, ve li mostro insieme. Allora, uno è Lab Care e si chiama, il profumo si chiama Oro. E questo è un eau de toilette. Questo è un classico profumo al cocco, tipo Monoi di Yves Rocher, tipo insomma, Monoi di Tate di Elan, ecco lui. Con forse qualcosa di più vaniglioso, cocco e vaniglia insieme, davvero molto carino e buono. Anche se io li reputo abbastanza corposi. Sì. Ma quello che mi fa impazzire, quello che a me fa impazzire, preso sul sito di Douglas ed è Acqua Colonia Intense, il Sunny Seaside of Zanzibar, che non so neanche, no, non ha, ah, è di, oddio, com'è che si chiama? Ah, è di House of 4711, penso, mamma. Questo è buonissimo. Questo è davvero strepitosissimo. A me piace un sacco questo profumino giallo, poi richiama tantissimo l'estate, il sole, la brezza, anche lui molto solare, con queste note molto estive. Consigliatissimo, davvero. Io fatevi lo screenshot, se riuscite, scrivetevelo. Acqua Colonia Intense, si chiama Sunny Sunny, non riuscirò mai a farvelo leggere bene, vediamo. Sunny of Zanzibar. Allora, io ho terminato. Allora, se riuscirò, perché sono davvero tanti, vi metterò sotto i nomi di tutti, senza il link, perché alcuni non si trovano, altri insomma, ecco, tanti sapete dove trovarli perché tipo l'erbolario sapete che si trova comunque sul sito di erbolario. Dolce Gabbana lo trovate ovunque. Magari vi dico quelli alcuni un po' più particolari, tipo non so, vabbè, Elisabeth Arden anche lo trovate ovunque, Dolce Gabbana idem. Magari vi scrivo magari appunto questi due, che sono quelli che magari trovate meno facilmente, e se riesco a trovarli,
Vi scrivo anche il link, vi mando anche il link di questi due. Gli altri comunque, bene o male, anche a Mira comunque vi avevo già dato il link per andare appunto ad acquistarlo. Oppure vi avevo, oppure cosa c'è? Tutti gli altri sono abbastanza erbario toscano, ecco, magari di lui se vi interessa. Comunque, ecco, stop, finish, finish. Allora, io vi mando un grosso bacio e vi aspetto nel prossimo video e vi mostrerò i miei ultimi acquisti. Un bacio grande, ciao!